Ma tu conosci la storia del maestro Zen e il bambino? C'è un bambino, per il suo 14° compleanno riceve un cavallo e tutti al villaggio dicono: che meraviglia, ha ricevuto un cavallo. E il maestro Zen dice: vedremo. 2 anni dopo il bambino cade da cavallo, si rompe una gamba e tutti al villaggio dicono: è terribile. E il maestro Zen dice: vedremo. Poi scoppia la guerra, tutti i giovani devono andare a combattere tranne il ragazzo che ha la gamba ridotta male e tutti al villaggio dicono: che meraviglia. E il maestro Zen dice: vedremo. Allora l'hai capito? No. No, Gas, no, perché sono stupido. Non sei stupido, sei solo al congresso.